Ho sempre pensato che il lavoro di un artista ha a che fare con una ricerca, con la sperimentazione, però ultimamente questa cosa è un po'... non mi piace più pensare a un lavoro dell'artista simile a quello di altri professionisti, cioè ricerca già è una parola che secondo me esce fuori dall'ambito dell'arte, così come anche educazione, siccome anche didattica, così come forse anche cultura, cioè forse l'arte è un'altra cosa, non c'entra con la ricerca in sé. E mi piace più pensare a un lavoro assolutamente insensato, cioè mi ritrovo sempre a pensare che quello che sto facendo non ha nessuno scopo, nessuna utilità, se non quella di relazionarci con altri esseri viventi e pensare al fatto che siamo tutti sulla stessa barca e confrontarci e capire cosa proviamo di fronte alla morte, di fronte alla vita, alla solitudine. Sono un po' in questo momento retro, cioè nel senso che mi piace pensare all'idea dell'artista che va nel suo atelier e lavora. Sì, così. Quello che arriva, arriva perché arriva dalle sue mani, dalla sua testa, dal suo fare, che è come una scrittura personale, quindi non è, che è riconoscibile perché segue una ricerca. Penso che tutti lavoriamo sul tempo inteso proprio come fuga dalla morte, fuga forse anche dal futuro. A me piace pensare che, cioè il tempo lo penso sempre come presente, non come passato oppure come memoria o come futuro, come presente e basta. Un po' come i greci che non avevano la figura dello storico. E, infatti la lingua greca non ha futuro, così come anche il siciliano. A volte dicono che il siciliano non ha il futuro nella sua grammatica. Questo non vuol dire che è perché non c'è futuro, ma è perché è una lingua completamente immersa nel presente. Così come anche quella dei greci. Questa è l'unica cosa che mi interessa solo il presente. E penso che quello che faccio nel mio lavoro è cercare di capire cosa accade oggi a me e anche a quello che faccio. Per esempio, molti lavori sono dei lavori che si mettono in relazione con opere che ho trovato di altri artisti sconosciuti. E neanche famosi, cioè artisti che avevano magari gli studi vicino ai cimiteri, che preparavano i calchi per altre cose. E prendo quei pezzi e mi appoggio come se fossero quasi una base, come se fossero un punto di partenza e continuo il lavoro mio oggi. E quindi il passato di quel pezzo è quasi come se venisse annullato, però mi è indispensabile per poter fare il mio lavoro di oggi. E questa cosa mi interessa, mi diverte. Poi, per carità, moltissime cose che facciamo non sappiamo che esiti hanno e che influenze hanno sugli altri. Moltissimi artisti minori magari hanno fatto cose che nella storia dell'arte non sono rimaste, ma che magari sono arrivate agli artisti che poi hanno fatto la storia dell'arte, ma non lo sappiamo, quindi mi interessa anche quello. Cioè non faccio una gerarchia di azioni, di artisti, di movimenti, di cose importanti o meno importanti. E tutto accade oggi perché il fatto che accada oggi e me ne sto occupando, già quello per me è importante. Ultimamente prediligo la ceramica, la maiolica, la terracotta, oltre che poi anche elementi naturali magari, o comunque elementi che già contengono tempo. Ma viene fuori una scultura che è fatta proprio di tempo. Tempo, lavoro, attese, non so, anche questo lavoro con la coperta di mia nonna che ho concluso qualche anno fa. È un lavoro che è durato 10 anni, come personale che ho fatto ultimamente si intitolava Fragile Epico, perché effettivamente il senso di epico, il concetto anche dal punto di vista letterario non esiste più, cioè c'è il romanzo ma non c'è più la letteratura cavalleresca, quindi mi interessava questo concetto di fragile del contemporaneo che diventa epico perché abbiamo tante piccole storie che non sono evidenti, grandi, epiche, ma che però a loro modo hanno una fragilità che è molto importante, cioè diventa epica. E quindi su un concetto precedente poi si appoggia sempre un nuovo lavoro. E da questo fragile epico di quella mostra poi è venuta fuori questa trilogia di Orlando. Cioè sono tutti Orlando i pupi che ho fatto. E sono tutti uno, cioè contro tutti ma contro se stesso fondamentalmente, anche quando la testa è nera e quindi potrebbe essere lo straniero, il turco, in realtà è sempre Orlando, solo che cambia colore, però lo sguardo è quello, lo sguardo è
Orlando contro se stesso, come succede sempre, cioè il nemico, l'altro, lo straniero, rappresenta qualcosa di noi che non abbiamo ancora accettato, non abbiamo accolto. Mi sembra che l'arte sia un voler trattenere qualcosa, un voler tenerlo lì, e quindi anche il fatto di accettare che le cose finiscono anche in cocci, che poi sono da raccogliere, mi sembra che sia un concetto interessante. La disgregazione più che la rottura, mi interessava il concetto di trasformazione, di abitudini, storie, che a mano magari sembra che si stiano rompendo, in realtà sono in trasformazione, questa cosa mi interessa, mi piace. La coperta di Melona era una coperta che in genere si fa con i resti di tutti gli elementi dei componenti della famiglia, non so. Il maglione dello zio, quindi tutte le lane che magari non si usavano, non si utilizzavano più, venivano sfilate e poi man mano lavorate in questa coperta che non era la coperta della festa, ma era una coperta così che si usava quotidianamente, di lana, tutte colorate, tutte diverse. Sembrava un po' un grande labirinto, sembrava un po' una cosa che riguardava tutti, una sorta di luogo quasi. Io l'ho sfilata completamente, quindi questa coperta si è moltiplicata, è diventata, l'ho installata in questo spazio della GAMEC circa appunto più di 10 anni fa, e quindi è diventato un luogo dove uno poteva entrare, attraversarla, vedere un paesaggio, la lana era ordinata in gradazione di colore, di sfumature, quindi cambiava completamente rispetto a come era la coperta. Però nel tempo poi con questi fili sfilati ho realizzato diversi lavori per dei collezionisti, dei quadri. Sì, questa coperta si è man mano, si è da un lato moltiplicata, distribuita, quindi ho fatto questa una specie di mappatura dei luoghi dove era finita. E gli ultimi pezzi di lana li ho regalati a 5 artisti per usarli come loro volevano, come se fosse una materia grezza da cui poter fare qualche lavoro. E quindi loro hanno fatto ulteriormente dei lavori, quindi la coperta è sparita, si è dematerializzata, è proprio scomparsa, anche se, cioè, da un lato si è moltiplicata, dall'altro è sparita, quindi è un paradosso. E questa sparizione nell'opera mi interessa moltissimo, cioè mi interessa sapere, pensare a dove finisce un'opera d'arte quando si stacca dall'autore, dall'autrice, come se avesse quasi un percorso autonomo e diventasse altro ancora, altro oltre a quello che già era diventato nella prima fase di trasformazione, continua a cambiare, continua a muoversi, a viaggiare, a spostarsi. Questa cosa mi affascina molto. Le scelte che facciamo, anche scegliere di essere, fare, che poi questo è il grande enigma, no? E fare l'artista te lo ritrovi un po', è una necessità, è una cosa che non puoi lasciare, non puoi farne a meno, è un meccanismo perverso che ti dà piacere, quindi il piacere della pratica lo trovo molto positivo e anche quasi terapeutico. Nel momento in cui, cioè terapeutico non lo so, però penso che tutto scatta nel momento in cui si considera il mestiere dell'arte come gli altri mestieri, perché non è così, non è così. Non penso che sì, ci hanno insegnato questa cosa in accademia, ma non è vero. Non è un mestiere come un altro, perché tu fai delle cose molto spesso senza sapere cosa accadrà, senza non, come dire, senza un risultato certo, no? E quindi, o senza alcuna prospettiva di guadagno, quindi, cioè già questo lo fa diventare un lavoro, no? E lo fa diventare più una vocazione, non so, poi sembra troppo.